quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Se c'è una cosa che non sopporto e che mi innervosisce, non soltanto dei preti ma anche dei frati, è che nei loro argomenti, quando fanno la predica, o anche nei dibattiti in televisione, non parlano mai della cosa più importante, e cioè del motivo per cui siamo nati. Quel motivo che, nel quale è insito il cammino verso il traguardo. Quel traguardo che segna non la fine di un'esistenza, ma l'inizio di una nuova vita. Insomma, i preti, i frati, non parlano mai del paradiso. Perché? Al di là della provocazione, Adriano Celentano lanciò in quell'edizione di Sanremo 2012 un messaggio forte: abbiamo bisogno che qualcuno ci parli del paradiso. E se per paradiso intendiamo il fine ultimo, la comunione eterna con il nostro creatore, bene il supermolleggiato ha fatto centro. In una società sempre più frammentata, smarrita, confusa, liquefatta, forte solo di news da bruciare nello scrolling di Facebook e WhatsApp, ebbene oggi più che mai c'è solo un bisogno, uno solo: restituire agli uomini un significato spirituale, inquietudini spirituali, far piovere su di loro qualcosa che assomiglia a un canto spirituale. Non sono parole mie le ultime, le ho prese in prestito da Saint-Exupéry nei suoi scritti di guerra del 43. Oggi ci viene incontro questa bellissima festa, l'Assunzione di Maria, e possiamo parlare allora di paradiso senza troppe forzature. Maria assunta in cielo ci richiama al fine ultimo, al destino ultimo, a ciò che tutti noi saremo un giorno nel giorno senza fine. Maria ci ha semplicemente anticipati. Il suo sì ha spalancato le porte dei cieli e lei stessa è diventata porta regale, o meglio un portale spazio-temporale, giusto per usare un termine al passo dei tempi. Un sì stupendo, bello, chiaro, limpido quello di Maria, di quelli che piacciono a Dio. Dall'eternità dei secoli, termine fisso d'eterno consiglio, tutta l'immensa saggezza di Dio si è persa in quel punto, in quella donna, impazziva, come tutti noi quando siamo innamorati.
Una donna deve dire sì, e quella donna Dio gli ha detto sì. Quando noi diciamo alla persona che amiamo mi sembra di averti aspettato da sempre, Dio veramente gliel'ha detta alla Madonna, l'ha per davvero aspettata da sempre, dall'eternità. Con Celentano e Benigni ho voluto integrare questo commento in onore di Maria assunta in cielo. Giusto perché non si dica che faccio parlare solo dei comici, concludo invece con qualcosa di serio. La proclamazione del dogma dell'Assunzione da parte di Pio XII. E auguro a tutti voi una bella festa. Andate ad ascoltarvi tutti i correlati di Pregaudio oggi, dalla rubrica Il giorno che fa alla playlist Camminiamo con Maria e i canti Stella Cometa su Maria e anche la preghiera aulica di San Bernardo recitata da Vittorio Gassman e quella graziosissima di Don Tonino Bello, Maria Donna Bellissima. Basta posare gli occhi su questa piazza per vedere come l'Assunzione in cielo della figlia di Davide, del primo vivente tabernacolo di Cristo in terra, sia già certezza delle coscienze prima ancora di diventare verità di fede. Sono circa le 9 quando lo sventolio dei fazzoletti e le viva rispondono allo squillo che annuncia l'uscita di Pio XII dal portone di bronzo. Il pontefice avanza sulla sedia gestatoria, con a lato i flabelli e le guardie svizzere in morione, corazza e spadoni. Lo precedono, bianco intarsio nel nero della folla, 650 arcivescovi e vescovi venuti da ogni parte del mondo. Pio XII si accinge a compiere l'atto più solenne e significativo che possa toccare a un pontefice nel corso del suo regno, la dichiarazione di una verità eterna della Chiesa. E sul trono il Papa riceve l'obbedienza dei principi della Chiesa. Dopodiché si svolgerà l'atto, per così dire, più drammatico di questo accesso al mistero. Nella sua funzione di decano, il cardinale Tisserand leggerà la perorazione con cui l'Episcopato e i fedeli chiedono che sia definito il dogma. Ma il Papa, pure accettando la proposta, prima di salire sul trono spirituale della propria infallibilità, desidera che il volere dello Spirito Santo, invocato da tutti i presenti, risplenda più luminoso alla sua mente. Per ogni nato di donna sarà suprema consolazione questa sicurezza che la madre sia stata immune dagli squallori del sepolcro. Il Papa legge l'inizio e il termine della bolla. Declaramus et definimus divinitus revelatum domma est immaculatem dei param semper virginem ex pleto terrestris vite cursu quiste corpore et anima ad excelestem gloriam assunta. È assunta est.